Sono davvero entusiasta che la conferma al prossimo settembre della celebration del maestro Renato Balestra nella città di Leonardo e presso il centro espositivo Leolev arrivi proprio durante la giornata internazionale dei musei. Musei e operatori della cultura che hanno sofferto non solo dei continui lockdown, ma soprattutto della mancanza di turismo internazionale. E per questo ringrazio il presidente del centro espositivo Leolev di Vinci, Oreste Ruggero, che ha fortemente voluto e sostenuto tutto il percorso espositivo, curandolo in ogni suo aspetto. Celebration, dopo le tappe di Domodossola presso i Musei Civici e Villa Reale di Monza si è trasferita alla Certosa e Museo di San Martino di Napoli per poi far tappa a Forte dei Marmi nel Fortino Leopoldo I e successivamente nella Sala della Musica della prestigiosa Fondazione del Maestro Franco Zeffirelli a Firenze. Le successive tappe, dopo quella già annunciata presso il centro espositivo Leolev di Vinci, toccheremo Trieste, città che ha dato ai natali al maestro Balestra. E per poi trasferirci nella suggestiva e prestigiosa cornice del Teatro Antico di Taormina. Ovviamente sono previste delle tappe internazionali, emergenza pandemica permettendo, e ne posso anticipare qualcuna, tipo Bangkok, Shanghai, Manila, Pechino, Dubai, New York, Los Angeles, Mosca e si spera quanto prima San Pietroburgo. Celebration racconta la storia non solo della maison, di una maison e quindi della Maison Balestra attraverso abiti e bozzetti, ma lo stile e la storia del Made in Italy nel mondo. L'archivio Renato Balestra è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante dalla Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, dal Ministero dei Beni Culturali. Tra le sue clienti, nomi prestigiosi a livello internazionale, principesse, regine, first lady e attrici. Dall'Oriente all'Occidente, le creazioni di Renato Balestra incantano e sanno adattarsi alla cultura e gusti dei luoghi in cui verranno indossati, conservando sempre l'alta sartorialità italiana. E cos'altro dirvi? Di nuovo un augurio ed un ringraziamento speciale al Centro Leolev di Vinci e al suo presidente, e speriamo di vederci presto a San Pietroburgo.